ci si mette una persona del CDA a seguire con una responsabilità chiara. Queste persone sono vincolate tutte a fare una pianificazione operativa, quindi un formulare obiettivi chiari, concreti e misurabili, e tenere aggiornati il CDA, specialmente il Presidente, quindi io dico che cosa faccio questo mese, il mese prossimo, andare a fine anno, e ogni mese racconto al Presidente come sta andando. E poi ovviamente c'è il discorso di trasparenza e informazione, quindi il piano industriale e i successivi rollover, rollover significa quando lo rifai l'anno dopo per vedere se sei andato bene o male rispetto a quel chiarimento che avresti fatto, li mettiamo sul sito. Se faremo anche una sosta in più, metteremo le tabelle con cui abbiamo fatto i conti disponibili come aumentati, quindi uno se ne scarica e vede anche se, se può fare meglio di come abbiamo fatto noi, niente contrario. Benissimo. Allora, questa è la parte un po' più tecnica, per cui cerco di, se non sono chiaro, ditemelo, cerco di renderla più chiara possibile. Quadro economico finanziario, quali sono i conti, cosa ci aspettiamo, abbiamo detto come siamo messi fino adesso, cosa ci aspettiamo di fare. Ovviamente è un discorso soggetto all'incertezza. Ora, le incertezze fanno parte del piano industriale, è ovvio che al momento in cui guardi il futuro c'è un'incertezza, il tema è la metodologia con cui questa incertezza la stimo. Quindi, in base a questo poi nella leggenda io ve la raccontavo, di fatto quello che abbiamo fatto è stato prendere tutto ciò che è assolutamente certo, diciamo così, ci abbiamo costruito quello che si chiama uno scenario base, per cui questo è quello che succede al, non solo certo, al peggio possibile. Dopodiché tutti gli interventi, quelli che vi abbiamo raccontato, che hanno un impatto su costi e fatturato, li abbiamo stimati in termini di variazione rispetto a questo scenario base, nel caso peggiore e nel caso migliore. Poi le medie tra caso peggiore e caso migliore ti danno quello che si chiama uno scenario atteso. Quindi, allora, qui sorvolo un po' perché il scenario base è inutile che lo raccontiamo. La base incrementale, questo qua, vi leggo una riga, ma giusto per spiegarvi la metodologia. Sì. Allora, prendiamo sostanzialmente gli eventi, ok? Allora, io so che ogni evento mi fa da 2,5 da 2.500 a 10.000 euro, sostanzialmente questa è la stima che posso fare di incremento di fatturato. Associato a questo incremento di fatturato ci sarà anche un incremento di costi perché lo devo pubblicizzare, ok? Quindi sostanzialmente sulla base di questo caso migliore e caso migliore io calcolo quanto mi impatta fare 4-5 eventi, è piccolo, 5 eventi sono sbagliati, quanto 5 eventi mi possono impattare nel caso minimo e nel caso massimo sul mio margine, sostanzialmente ricalcolo i costi, quanto mi variano i ricalcoli dei costi su questa cosa qua. Okay? Il meteo è una cosa su cui non c'è un controllo, se sappiamo ad esempio che nel caso peggiore facciamo un anno come 2014, quindi meno 50.000 euro di fatturato, nel caso migliore ne facciamo più 50.000 euro. Ovviamente